Bentornati in biblioteca, siamo ancora qua in sezione ragazzi della Biblioteca Civica di Pordenone e sono qui per presentarvi la novità della giornata. Natale è appena finito, ma le sorprese qui in biblioteca non lo sono affatto e infatti anche oggi abbiamo come ospite Fabio di Orto Teatro, che è prontissimo a leggervi delle storie pazzesche, anzi una storia pazzesca, la storia di una nevicata eccezionale. Io lascio la parola a lui e vi auguro a tutti quanti un buon anno nuovo. Ciao! Oh, scusate, no, comincio subito, è che sto aspettando la neve. Ah, quanto mi piace la neve! Con la neve si possono fare un sacco di giochi. Beh, si può andare con lo slittino, si possono fare i pupazzi di neve e poi ci si può sdraiare sulla neve e fare gli angeli. Bellissimo! La neve! E poi con la neve succedono tante volte delle cose veramente magiche. Non ci credete? Eppure io l'ho letto in questo libro, che succede una cosa incredibile. Questo libro si intitola Un'eccezionale nevicata. È la storia di un bambino che va a scuola. Sì, lo so, voi adesso in questo momento non state andando a scuola, ma di solito ci andate. Ora, un giorno, questo bambino si sveglia e c'è una nevicata eccezionale! Secondo voi, quando viene neve, ma proprio tanta neve, si va a scuola o si resta a casa? Come? Si resta a casa? Anch'io infatti vorrei rimanere a casa quando c'è la neve e non andare a lavorare, perché così si gioca! E infatti tutte le mamme della città dicono ai bambini di stare a casa, tranne una, la mamma di questo bambino, di questa storia qui, già, che lo manda a scuola e si ritrova a essere l'unico bambino che va a scuola, sì? E secondo voi gli insegnanti, maestre, maestri, professori e professoresse per i più grandi, se c'è una nevicata eccezionale, grandissima, vanno a scuola? No, non vanno a scuola. No, non ci vanno, no. Tranne uno, l'insegnante più burbero, antipatico, serio e brontolone di tutta la scuola. E immaginate di andare a scuola, di essere gli unici ad andare a scuola con l'unico insegnante burbero e antipatico. Che cosa può succedere? Possono succedere cose noiose, ma potrebbero succedere anche delle cose divertenti. E allora io adesso mi metto a leggere questo libro, proprio voglio scoprire che cosa succede e come va a finire. E lo leggiamo insieme, d'accordo? Buon divertimento, leggiamo. Un'eccezionale nevicata. Era il 4 dicembre e nessuno immaginava cosa stava per succedere. Si trattava di un mercoledì qualsiasi e il giorno successivo sarebbe stato un altrettanto qualsiasi giovedì. In tutte le case i bambini facevano i compiti e poi andavano a dormire per essere pronti l'indomani ad affrontare un'altra lunga giornata di scuola. Accadde, tuttavia, un fatto straordinario. Durante la notte si mise a nevicare. Nevicava. E poi nevicava ancora. La mattina dopo tutto era bianco e niente era più come prima.
Al levarsi del sole, ogni cellulare vibrò per i messaggini e qualsiasi casella email fece blip per diffondere la notizia. Oggi niente scuola! Perché a scuola non ci poteva arrivare nessuno, né gli alunni, né gli insegnanti, neanche i maestri di ginnastica e neppure il direttore. Nessuno, nessuno. In pochi minuti quella giornata diventò il giorno dell'eccezionale nevicata per tutti. Insomma, quasi per tutti, perché alle 8:30 a scuola si presentò un bambino. Si chiamava Danny. Ad aspettarlo c'era un solo maestro. Si chiamava signor Trapper. Si accorsero subito che c'era qualcosa di strano, perché erano solamente loro due. C'era poco da fare, però. Il signor Trapper doveva rimanere a scuola, perché un alunno era presente. Danny doveva restare, perché la sua mamma e il suo papà erano all'estero, come sempre. E la zia che si occupava di lui era uscita anche lei al mattino, e non c'era modo di rintracciarla. Così Danny e il signor Trapper dovettero entrare a scuola, ma nessuno dei due andava per niente, perché Danny e il signor Trapper erano nemici. Il signor Trapper era il maestro più severo della scuola e Danny l'alunno più somaro che si potesse immaginare. Beh, insomma, magari il più somaro no, ma abbastanza vicino al fondo della lista. L'ultima persona che Danny avrebbe voluto incontrare era quindi proprio il signor Trapper. E l'ultimo bambino che il maestro avrebbe voluto avere fra i piedi era quel rompiscatole di Danny Higgins. E però gli toccava stare lì. Alla prima ora fecero lezione di storia. Danny, come al solito, non riusciva a concentrarsi. Alla seconda ora fecero lezione di inglese. Danny, come sempre, faceva fatica a tenere gli occhi aperti. Poi fu la volta della lezione di scienze e Danny non riuscì ad evitare di cadere dalla sedia, come sempre. Arrivò il momento della ricreazione. Il signor Trapper uscì a fumare la pipa. Anche Danny uscì per fare lo stesso gioco in cui erano impegnati tutti i bambini quella mattina, preparare gigantesche palle di neve e poi metterle una sopra l'altra per costruire un uomo di ghiaccio. Come molti bambini, scoprì anche quanto fosse più difficile del previsto. Quando poi la testa del pupazzo rotolò giù per la terza volta, accadde un fatto davvero sorprendente. Il signor Trapper gli rivolse la parola. «Non si fa così», sentenziò. «Come dice?» chiese Danny stupito. Era la prima volta che il signor Trapper gli rivolgeva la parola per dire qualcosa che non fosse zitto Higgins. «Prima devi togliere un po' di neve dalla cima della palla più grande, così quella piccola non rotola. Guarda, in questo modo». Il signor Trapper gli mostrò la tecnica. Funzionava! Il maestro fece un pupazzo di neve, proprio bello a dire il vero. E poi ne costruirono uno enorme, insieme. Uno dopo l'altro crearono un intero esercito di pupazzi di neve. Nel frattempo era arrivata l'ora della lezione di geografia, ma la passarono a costruire un fortino medievale. Poi venne il momento del pranzo. Trovarono in classe le caramelle colorate che servivano per fare i collage e se le mangiarono tutte. Nell'ora di ginnastica decisero di pattinare,
con l'aiuto dei libri di Roald Dahl, Jane Austen e Charles Dickens. Si divertirono anche a sciare, grazie ai provvidenziali righelli da un metro della signorina Chattington. E il gran finale fu la più impressionante battaglia di palle di neve che la storia ricordi. Come lezione di matematica, progettarono un grandissimo igloo. E durante quella di francese lo costruirono. Benché il progetto non fosse proprio perfetto, e benché loro due si scambiassero pochissime parole, entrambi erano davvero molto felici. Conoscevano bene tutti e due la solitudine. Il papà di Danny era sempre molto indaffarato. Non giocava quasi mai con lui e raramente gli faceva domande. Il signor Trapper aveva avuto un papà tale e quale e non aveva avuto bambini. Quando arrivò la fine della giornata di scuola e si avviarono ciascuno verso casa, sapevano entrambi che quello era stato uno dei più bei giorni della loro vita, anche se, naturalmente, nessuno dei due lo disse all'altro. Quella notte non nevicò più e il giorno seguente tutti i bambini tornarono a scuola. Il caso volle che prima della ricreazione Danny avesse lezione proprio con il maestro Trapper. A metà dell'ora accadde un fatto disdicevole. Danny se ne stava seduto al suo banco quando il signor Trapper gli urlò: «Higgins, non starai mica ciondolando?» «Forse sì, anche se non ne sono sicuro, signore.» «In castigo! Fila nello stanzino. Nell'intervallo facciamo i conti.» Nel più profondo del suo cuore, Danny sentì la tristezza più triste che avesse mai provato. Tutti i ricordi del giorno prima si sciolsero e scivolarono via, come la neve sotto il sole. Di nuovo si sentì completamente solo. Al suono della campanella dell'intervallo, Danny se ne stava seduto, come accadeva molto spesso, in un angolo dello stanzino del castigo. Nell'altro angolo si sedette il signor Trapper. Come faceva sempre, il signor Trapper a un certo punto si alzò per controllare che Danny stesse effettivamente facendo i compiti e non scarabocchiando. Danny sapeva che era nei guai, perché stava appunto scarabocchiando a vanvera e non faceva i compiti, proprio per niente. Il signor Trapper fece per prendere il registro delle note. Non tirò fuori nessun registro, però. In mano aveva un foglio di carta ripiegato molte volte. Il signor Trapper lo aprì, poi lo aprì ancora e poi lo aprì di nuovo per mostrare a Danny il suo progetto. Era la cosa più fantastica che Danny avesse mai visto. Il signor Trapper gli chiese un sacco di consigli, perché loro due erano gli esperti dell'eccezionale nevicata e al momento giusto avrebbero avuto un lavoro molto importante da fare. Così, esattamente un anno e un giorno dopo l'inizio di questa storia, il 5 dicembre successivo, nevicò di nuovo, tutta la notte, tantissimo,
e fu senza dubbio un'eccezionale nevicata 2. Proprio nessuno si sognò di andare a scuola. Insomma, quasi nessuno. Tantissimo e spero tanto che vi sia piaciuto anche a voi. Per oggi abbiamo finito, ma vi do l'appuntamento alla prossima storia e vi auguro con tutto il cuore un buon anno. Ciao a tutti!